Questa è la parte più bella. Questa in assoluto è la parte più bella. Ciao a tutti da Polentoni in Giappone, come state? Video di Natale. Per farvi gli auguri, oggi vi mostro le illuminazioni natalizie che ci sono qui ad Hiroshima. Restate con me e ci facciamo gli auguri. Buonasera a tutti da Polentoni in Giappone, ultimo video dell'anno. Siamo arrivati all'ultimo video di questo 2021, un po' uguale al 2020 purtroppo per i motivi che non serve che vi cito, ma con questo video ci salutiamo, ci facciamo gli auguri e ci diamo appuntamento per al 2022, esatto. E con questo video appunto volevo farvi vedere le illuminazioni natalizie che quest'anno ci sono a Hiroshima, ma che l'anno scorso non ci sono state, perché in questo periodo il corona era abbastanza un po' più cattivo, pesante, aggressivo. Invece adesso siamo abbastanza tranquilli e quindi quest'anno la città di Hiroshima ha deciso di reinstallare le illuminazioni natalizie che l'anno scorso aveva tenuto spente. Ma bando alle ciance, vi faccio vedere qua cosa propone la città di Hiroshima. Allora, come potete vedere, c'è anche abbastanza gente, è arrivata adesso, fatalità. Qua abbiamo la classica gru, le classiche gru che sono il simbolo della città di Hiroshima praticamente, come simbolo di pace. Qua abbiamo peace anche qua. Intanto vado avanti perché la signora è andata avanti con Tommy. Qua abbiamo un po' di... Cosa abbiamo qua, signora? Ah, qua la gente si abbraccia, c'è la forma di pace, penso sia anche qua. YMCA. Diverse grandezze, dimensione uomo, dimensione bambina, dimensione gigante. Sentono un sacco di voci di bambini. Questo ha... non mi ricordo come si chiama... slimy. Signora, come si chiama il... Zé? Slyly? Che è la mascotte degli Hiroshima Carp, la scuola di baseball locale. Guardate, la gente si fa la foto. Guardate. E bello, mi piace. E dietro, guarda, ancora più bello, c'è il berretto proprio degli Hiroshima Carp. E con la carpa anche dietro. Dove c'è la signora? Signora più avanti. C'è la coda per fare la foto, ragazzi. C'è la coda per fare la foto alla mascotte degli Hiroshima Carp. Ewadori, strada della pace, perché su questa via c'è il museo della pace anche. Guardate qua, gente che si tiene per mano. Bello, bello, questo mi piace. Non so se sentite tramite la videocamera l'aria, io sento aria fredda, non so se voi sentite aria. Dai, vediamo se passiamo. Abbiamo attraversato la strada con il verde qua, poi tra l'altro sulle strisce pedonali i giapponesi sono molto rispettosi ultimamente. Qua abbiamo delle altre illuminazioni molto illuminate, ci sono delle piccole giostre, c'è il cavalluccio, vediamo qua. Tommy è ancora troppo piccolo per queste cose. Guardate. Dopo, quando Tommy sarà più grande, verremo qua, porteremo Tommy. Quando Tommy sarà più grande, lo porteremo qui, faremo le foto, video. Già adesso il telefono è praticamente pieno di foto di Tommy. Questo è un coniglio. Sì, che non passo davanti alle persone. Qua abbiamo una carota, qua abbiamo un coniglio più grande, una mela. Torno indietro che magari... Questa è una mela. Signora, vado avanti io, eh. Vabbè. Qua c'è una banana, insomma qua siamo un po' nel regno della frutta. Guardate che bello. Pieno di gente,
anche cosplay. Qua c'è una, non so cosa, una ragazza con la parrucca, vestito. Qua abbiamo, non so cosa sia. Qua abbiamo dei tavoli illuminati. La signora c'è qua, sì, è qua dietro. Abbiamo, cosa abbiamo qua? Una torta, una mongolfiera. Ovviamente non stiamo parlando delle illuminazioni di Tokyo, però insomma, per essere Hiroshima è già qualcosa di bello. Abbiamo una stella, signora, lei proceda avanti, adesso vengo. Anche dall'altra parte c'è un po' di illuminazione, ma ce n'è poca, quindi stiamo su questo lato qua. Eccoci qua da un'altra parte, altre illuminazioni. Qua abbiamo, come si dice, un po' di floreale. Guardate questo albero pieno di luci, pieno di ragazze anche delle scuole che vengono a farsi le foto, vengono a farsi i video per TikTok, queste cose qua. Pieno di coppiette, ovviamente, perché qua, cosa che non ho detto all'inizio del video, Natale e vigilia di Natale sono più per coppie, quindi è tipo un San Valentino, non è da festeggiare insieme alle famiglie, ma è più appunto una cosa commerciale. Qua abbiamo un tirannosauro. C'è un po' di traffico, un po' di passeggini. Questo percorso. Tagliamo. Questo cos'è? Una cascata forse? Cos'è? Boh. Vediamo. No, non capisco cosa sia. Boh, non so. Questa è una cornice per farsi la foto. Adesso siamo forse in una delle parti più belle della illuminazione qua di Hiroshima. Questa qua è la zucca, cos'era, quella di Cenerentola, se non sbaglio, guardate. C'è anche qua la coda per fare la foto. Ecco, questo è il... Qua c'è un'altra roba che non so cosa sia. Qua ci sono altri alberi illuminati, gente vestita con i cosi, catari frangenti. Questa è la parte più bella, questa in assoluto è la parte più bella. Questo passaggio, tutto illuminato. Qua è sempre pieno di vietnamiti che fa le foto alle morose, compagne, eccetera, eccetera. Guardate, bello. C'è anche la musica. E c'è anche uno shibaino. Siamo arrivati all'ultima illuminazione che vale la pena di mostrarvi. Questa è il tema Moby Dick. Questa è la balena. Non so se vedete, questa è la bocca della balena. Là c'è la pinna. Qua non si può entrare però. Qua è la barca. La barca, la nave. Comunque sono tante, tante famiglie, tanti bambini,
Queste forse sono le onde, non lo so io cosa siano. Qualcuno che fa sempre TikTok? Ah, la signora è qua, che brava. Signora, è giunto il momento dei saluti. Allora. E che dire, grazie a tutti per aver visto questo video, grazie per il supporto, l'affetto che ci avete dimostrato, non solo a me ma anche alla signora verso Tommy, soprattutto al nuovo arrivato, per questo 2021. Che dire, quest'anno sono successe tante cose, il corona non è cambiato ma abbiamo cambiato casa, è nato Tommy e che altro è successo? È così, come si sente, è così. Quindi grazie a tutti per questo 2021, vi facciamo gli auguri di buon Natale, buon anno a voi, a tutte le famiglie, ai vostri cari, ai vostri amici, eccetera, eccetera. La signora vuoi dire qualcosa? Buon Natale a tutti e grazie mille per un anno, grazie mille per quest'anno. E spero che tutti passino ben buon anno. Un buon Natale, tutto. Tutto. Mangiate bene. Mangiate bene. Ci vediamo prossimo anno. E Tommy, vuoi dire qualcosa? Ciao Tommy, vuoi salutare e fare gli auguri di buon anno? Oggi hai parlato un sacco. Vabbè, Tommy. Ciao. Tommy ha freddo. Adesso andiamo a mangiare. Ragazzi, di nuovo, grazie di tutto, grazie a tutti, grazie per l'affetto, ci vediamo l'anno prossimo, buon Natale, ciao da Pollentone Family, ciao! Ciao.